Il presepe di Greccio 1223-2023. 800 anni fa, nel 1223, San Francesco d'Assisi creava il primo presepe vivente nel piccolo paesino montano di Greccio, nell'Italia centrale. Dopo il viaggio in Palestina, Francesco, rimasto impressionato da quella visita, portava in cuore il desiderio di celebrare il Natale in maniera speciale. Quei luoghi gli ricordavano emotivamente Betlemme. Tormentato da un sì vivo desiderio, mandò subito a chiamare l'amico Giovanni Velita e così gli disse: «Voglio celebrare la notte di Natale. Scegli una grotta dove farai costruire una mangiatoia ed ivi condurrai un bove e un asinello e cercherai di riprodurre, per quanto è possibile, la grotta di Betlemme. Questo è il mio desiderio, perché voglio vedere, almeno una volta, con i miei occhi, la nascita del divino infante». Il nobile Giovanni Velita dispose tutto con la massima cura. Il giorno della letizia si avvicinò e giunse il tempo dell'esultanza. Francesco aveva convocato da più parti frati e tutti gli abitanti di Greccio. Dai luoghi più vicini e lontani mossero verso il bosco con torce e ceri luminosi. Giunse infine il santo di Dio. Vide tutto preparato e ne provò gioia. Greccio divenne così la nuova Betlemme. Si dice che in quella notte il bambino di gesso posto nella greppia abbia preso vita, assumendo le sembianze di un bimbo di carne. È il miracolo di Greccio. È il miracolo di ogni presepe nel mondo. Rinnovare il desiderio di Francesco, a ridestare nel cuore degli uomini la vita del bambino Gesù. Solo a chi cerca con gli occhi del cuore, Dio concede di vedere l'essenziale. Caro pellegrino, non fermarti ad osservare questo presepe con gli occhi del visitatore, ma affonda il tuo sguardo con gli occhi della fede. Vedrai un Dio che si è fatto piccolo per te, un Dio da contemplare alla tua stessa altezza perché tu possa sentirlo come tuo fratello. Hai forse paura di un Dio così? Accoglilo nella tua vita e stringilo forte tra le tue braccia.